Giuseppe Fiorino, nominato commissario cittadino di Forza Italia. Ma da dove si comincia? Avevo detto durante la conferenza stampa delle mie dimissioni che avrei continuato a fare politica e ho deciso di continuare a farla all'interno di un partito che è quello di Forza Italia, un partito che sta all'interno della coalizione di centrodestra, è un partito che ho sempre sostenuto anche non facendoci parte. Partiamo dal congresso provinciale che sarà metà gennaio, insieme al commissario provinciale Sergio Torromino ci impegneremo per organizzarlo. A tal proposito, la nomina viene proprio dal commissario provinciale Sergio Torromino. Con l'onorevole Torromino abbiamo avviato un percorso politico che era già iniziato durante le elezioni comunali, quelle che ha portato alla candidatura di Manica. Abbiamo cercato di riavviarlo e apriremo il partito a tutti coloro i quali vorranno impegnarsi insieme a noi e avranno la nostra voglia di lavorare. Sicuramente noi apriremo, come dice il nostro segretario nazionale, a tutti coloro che hanno voglia di lavorare e non cercano e non vanno alla ricerca di poltrone. A tal proposito, adesso come lavorare in seno al Consiglio provinciale e comunale? Allora, lavoreremo, come dicevo, per tutta l'organizzazione del congresso, però poi sicuramente convocheremo insieme al commissario provinciale i due capogruppi, perché è chiaro che Forza Italia deve avere una linea comune che rispecchia le nostre idee. Quante persone si sono tesserate a Crotone? A Crotone ancora non abbiamo i dati ufficiali, però chiaramente insieme all'onorevole Torromino e a tanti amici abbiamo coinvolto circa 1500 persone. È stato un risultato ottimo, si parla circa 2000 tesserati per la nostra provincia, che corrisponde al 2% nazionale, quindi davvero un ottimo risultato. Adesso Forza Italia come lavorerà per le elezioni provinciali e amministrative? Il commissario provinciale convocherà a breve un'interpartitica con tutti i partiti della coalizione del centrodestra e sul tavolo ci sarà, come ordine del giorno, ci saranno tutte le competizioni elettorali, tra cui le elezioni provinciali. Cioè, le elezioni provinciali dovevano essere il 18 dicembre, siamo l'unica provincia che ancora non le ha convocate, però il presidente ci ha 90 giorni, quindi entro marzo dovranno esserci queste elezioni, però noi a breve convocheremo il tavolo. Come vi posizionate all'interno del comune come Forza Italia? Il gruppo di Forza Italia ha 3 consiglieri comunali, con questo nuovo tesseramento si sono iscritti altri 4 consiglieri comunali, quindi è chiaro che ci sarà un confronto, però Forza Italia resta in minoranza e resta all'opposizione in questa amministrazione, in questo consiglio comunale, questo è chiaro.